vero, probabilmente qualcuno è già stato vittima dei miei percorsi. Da questo nome in realtà molto piemontardo, Enrico Cravero, insomma, viene in mente Antonio Gallup immediatamente, si materializza sull'osso occipitale. In realtà poi sono un po' un sabaudo rivisitato, perché ho passato più tempo all'estero che in Italia, e sono credo 57-58 stati, insomma non lo so, e poi insomma più stati di età. E un percorso un po' anomalo, nel senso che al di là della laurea, dei master che ho fatto in maniera un po' più tradizionale, poi ho utilizzato molto la mia esperienza, il discorso che dicevano prima, no? Questa sedimentazione attraverso l'esperienza che hai fatto nei vari paesi, e capire che magari a parità di atto molto semplice, non so, tipo vendere l'insalato, un esempio che faccio sempre, piuttosto che il pane, lo si vende in un modo ad Honolulu, in un altro a Tokyo, per esempio, a Moncalieri in un altro ancora. Questo lo si analizza attraverso, non so, le prossemiche, per esempio, le distanze, i modi di prendere il pacchetto, di restituire i denari, dare denaro per la cosa ricevuta, la vicinanza, il modo di ringraziare, il modo di porre le mani, tutto il discorso che ha fatto anche il vostro collega sulla parte non verbale, per esempio. Per noi diventa fondamentale nel non verbale sguardo, postura, gestualità, che sono i tre pilastri per noi molto importanti quando andiamo a valutare un discorso di personal branding piuttosto che di communication. No? E quindi andare poi, che cosa fare? La parte tecnica, emisfero sinistro, la parte non verbale, quindi tutti gli aspetti periferici, per poi arrivare alla parte emozionale, che insomma qua c'è veramente tanto da dire, no? Questa parte un po' sconosciuta. Nel prenatale noi abbiamo già delle emozioni primarie insite in noi, poi tutte le secondarie, tutto cosa poi nasce viene arricchito all'interno della nostra vita, delle nostre esperienze, ma del quale mondo siamo molto affascinati ma conosciamo veramente poco, no? Questa rabbia che esce fuori ma non riusciamo mai a gestirla, la rabbia che chiamiamo in un altro modo, magari tu ce l'hai con me, in realtà non è vero, è un momento in cui andiamo a misurarci con la conflittualità di un nostro collega, quindi diventa un po' complicato. Noi ci occuperemo un po' di queste cose. Dicevo, perché il percorso anche anomalo? Perché io, oltre ad aver fatto dei percorsi più classici di studio e aver girovagato per il mondo, ho anche fatto l'Accademia Teatrale, e quindi cercherò di utilizzare molto questo un po' l'aspetto anche nuovo che avevamo inserito anni fa all'interno di questo percorso talenti, utilizzare le tecniche teatrali. Ho fatto la modalità dello Stanislavski, altrimenti chiamata Swarovski da alcuni, ma è un'altra roba, quindi questo Strasbergiano che va a utilizzare il risveglio emotivo delle persone per poi canalizzare e fare diventare risorsa. Quindi insomma ci divertiremo anche un po' lavorando. Per parte di comunicazione, io seguo la comunicazione e il personal branding, e quindi per parte di comunicazione andremo a fare più che cosa? Lo studio dell'altro, paradossalmente, rispetto a quanto invece noi pensiamo. Per comunicare sono io che comunico, per noi invece è molto più importante l'altro, perché attraverso l'altro riesco a risalire ad un contesto fisico barra linguistico, no? Discorsi anche accennati prima, ma visti da un altro punto di vista, quindi diventano poi complementari rispetto ad un sistema. Mentre col personal branding vado a fare un discorso di chi sono io. Chi sono io attraverso analisi delle competenze all'interno di un ruolo, all'interno di una posizione aziendale, ma le competenze non soltanto saper scrivere, leggere, far di conto, o le competenze legate al business plan piuttosto che saper fare bilanci e conti, ma anche l'indagine sulle competenze invisibili, per esempio, scoprire meglio chi stiamo. E questo lo potremmo fare attraverso che cosa? Attraverso l'abbandono delle convinzioni limitanti, delle mitiche bollature sociali, delle bollature genitoriali che magari ci hanno dato durante la nostra crescita, e quindi ci metteremo un po' a nudo, certamente nei limiti di, perché oltre le mutande generalmente non ci troviamo mai, quindi sarà un mondo molto molto contenuto. Utilizzeremo, non a caso questa battuta, anche proprio dei capi di abbigliamento che ci aiuteranno un po' attraverso delle tecniche teatrali a fare emergere magari meglio la parte emozionale. Ma questo è un po' in breve il percorso che andremo a fare insieme. Grazie.